Bentrovati, bentornati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, un'altra stagione che ci vedrà partecipi ogni settimana per raccontare quelli che sono i lavori del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre argomenti che abbiamo scelto in questo appuntamento con un comune denominatore, Dante Alighieri. C'è stata una seduta solenne del Consiglio regionale per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Tra i tanti appuntamenti per ricordare il sommo poeta, Nel mezzo del cammino, un libro fotografico a scopo benefico sulla Divina Commedia con i volti degli abitanti di Pontassieve. Poi una mostra su Dante, il sommo poeta in versione pop, un raffronto artistico tra ieri e oggi. E quindi parliamo anche del Consiglio regionale della Toscana e della seduta solenne che appunto si è tenuta per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri venerdì 10 settembre presso il Teatro della Pergola a Firenze. La seduta solenne rappresenta uno dei momenti salienti delle celebrazioni volute proprio dal Consiglio regionale della Toscana, che ha approvato una legge speciale per promuovere iniziative dedicate al sommo poeta, alla sua vita e alle sue opere. È un programma ricco di appuntamenti che in 100 giorni, dallo scorso 3 settembre fino alla fine di novembre, toccherà tutte le province toscane e coinvolgerà i cittadini di ogni età con i più vari interessi. È un modo per dire grazie al più grande toscano, a Dante Alighieri, che ha segnato la storia della nostra regione, del nostro paese, la storia della cultura nel mondo. È un modo, attraverso le parole del presidente Gianni, del direttore Schmidt, del professor Casadei, per ricordare una figura davvero tra le più importanti della nostra terra. È un modo per attualizzarla, per portarla qui, oggi, nel nostro tempo. Il messaggio che Dante ha lanciato ormai 700 anni fa è qualcosa di potente anche oggi. Un messaggio straripante nella sua grandezza, un modo davvero per cercare non solo di guardare a quello che è stato, alla Firenze di quel tempo, all'amore per la Toscana. Dante ha raccontato la Toscana sia dove c'è stato, sia dove ha avuto il modo solamente in esilio di poter vivere quel tempo, di raccontarci una Toscana che è anche la Toscana di oggi. Insomma, davvero noi attraverso questa iniziativa come Consiglio regionale vogliamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani possano conoscerlo, possano apprezzarlo. Lo abbiamo fatto con l'iniziativa oggi solenne, ma l'abbiamo fatto anche con le nuove forme di tecnologia. Pensate all'Avatar, che è un modo moderno per raccontare la grandezza di Dante. Ma io ritengo sia stato giusto, Antonio Mazzeo come Presidente del Consiglio regionale ha fatto bene insieme all'Ufficio di Presidenza a trovare una giornata che potesse nell'avvicinarsi al 13 settembre, il giorno 700 anni fa della scomparsa di Dante Alighieri, la possibilità di dare riconoscimento da parte della Toscana, perché poi Dante in realtà, quando si autodefinisce nella Divina Commedia, penso al canto con Farinata degli Uberti, il decimo dell'Inferno, penso al canto nel Paradiso in cui rievoca le sue origini, si definisce sempre tosco, toscano. Forse anche un po' perché lui, radicato a Firenze, dove aveva vissuto fino al mezzo del cammin di nostra vita, la prima parte della sua vita, da Firenze ne riceve l'esilio e conseguentemente l'amarezza degli anni in cui poi lui scriverà la Divina Commedia. E molta dell'ospitalità, a parte gli ultimi anni, la troverà proprio in Toscana. Ecco che troviamo quei riferimenti nella Divina Commedia al Casentino come alla Lunigiana, alle città di Siena, di Lucca, di Pisa e a tutto un mondo che poi porta ogni comune della Toscana a sentire in qualche modo un pezzetto di Dante dentro di sé. Quando abbiamo fatto il bando per le iniziative della Toscana, più di 190 comuni sui nostri 273, più di due terzi dei comuni della Toscana festeggia quest'anno con un'occasione quello che è l'anniversario dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. Beh, è stato un anno già molto ricco di celebrazioni, in particolare tante biografie di Dante, tante notizie che il pubblico ha raccolto, però siamo adesso proprio all'anniversario, il 13-14 settembre, la data effettiva della morte di Dante 700 anni fa, ed è giusto ricordare sia tutta la sua opera, tutte le sue caratteristiche e quindi
come Dante ha vissuto nel suo tempo, sia il messaggio che ci lascia. Questo messaggio è sicuramente di attenzione alla realtà, attenzione all'impegno politico, alle lotte che ci devono essere ma devono anche essere superate, e soprattutto però attenzione ai destini umani. E questo è molto importante, perché Dante è il primo grande romanziere, il primo grande narratore che ci parla dei destini degli uomini contemporanei, e quindi questi destini riguardano anche noi. Grandi personaggi come Francesca, come Ulisse, come Ugolino, li sentiamo ancora vicini perché sono davvero simili a noi. Le Gallerie degli Uffizi hanno intrapreso tre grandi contributi all'anno di Dante e una decina di contributi molto importanti, ma di misura più contenuta. E quelli più grandi erano la digitalizzazione completa di questo enorme tesoro, che sono gli 88 disegni di Federico Zuccari che illustrano la Divina Commedia, che è andato online il 1° gennaio e che dal 25 marzo, dal Dante D, infatti corredato anche da una interpretazione accessibile per i ipovedenti e non vedenti. Il secondo grande contributo delle Gallerie degli Uffizi era la mostra a Forlì, che è aperto ancora nel momento dell'uscita dal secondo lockdown. Enorme successo per questa mostra, che era di gran lunga la più grande dedicata alla fortuna di Dante Alighieri nell'arte dal 300 fino al 900. E il terzo contributo, proprio lunedì scorso, direi epocale spettacolo, la drammatizzazione di 37 stazioni, specialmente con le figure meno, per i personaggi meno noti della Divina Commedia, con il regista Riccardo Massai al Giardino di Boboli, che si è trasformato per un pomeriggio in inferno, purgatorio e paradiso. Ripercorrere nell'anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri le terzine della Divina Commedia, coinvolgendo la popolazione di Pontassieve e del territorio fiorentino, ma anche tanti toscani famosi, in una collezione, diciamo così, di tavole viventi. È questo l'obiettivo del libro fotografico Nel mezzo del cammin, realizzato dal corteo storico di Pontassieve, curato da Alessandro Sarti e Marisa Boschi, con 67 foto d'autore di Palmiro Stanzucci, edito dalla Scriveria, una pubblicazione che è stata presentata nella sala del Consiglio regionale, che ha il nobile fine, oltretutto, di raccogliere fondi per un progetto culturale in favore del Banco Alimentare di Pontassieve. Questo è un modo per raccontare in forma diversa il sommo poeta, per avvicinarlo a tutti, e lo facciamo avendo chiesto il volto a tanti toscani famosi. Quindi grazie anche a chi si è reso disponibile per questa iniziativa benefica, perché ogni iniziativa benefica deve avere le istituzioni al proprio fianco. Compito delle istituzioni, ho sempre detto, è quello di sostenere chi è più in difficoltà, di sostenere chi con fatica è vicino agli ultimi, e questo va esattamente in quella direzione. Sono felice perché questo volume, peraltro bellissimo, ci permette in questo anniversario speciale, i 700 anni della morte di Dante, di trovare l'occasione di rispolverare alcuni dei versi più belli di uno dei libri più letti del mondo, che è la Divina Commedia, e gli dà il volto moderno delle persone di oggi, quindi come dire, lo riattualizza e lo immerge nel presente. L'altro motivo per cui sono contenta è perché lo fa a scopo di bene, perché il ricavato, sappiamo, va al Banco Alimentare di Pontassieve, quindi è un'occasione che unisce, diciamo, l'aspetto culturale all'aspetto benefico. I protagonisti sono i cittadini di Pontassieve, le belle facce, i personaggi particolari, ma tante personalità del mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni fiorentine, anzi toscane. Lo abbiamo fatto mettendogli in posa attraverso alcune terzine che sono riportate nel libro, e la tavola vivente, cioè l'illustrazione di questo libro abbastanza originale, è realizzata appunto dalle persone,
Ovviamente è stato abbastanza difficoltoso dover rivestire di foggia un po' strana questi personaggi con gli abiti del momento, ci siamo presi alcune licenze poetiche, ma è un libro davvero originale e particolare che vede raccontare il barcone di Caronte sul fiume Acheronte attraverso i nostri renaioli, il barcone dei renaioli capitanato da Marco Castaldi e dalla loro associazione, così come negli scorci e nei luoghi particolari all'interno del castello di Castellonchio, siamo in pieno medioevo. La cosa difficile è stata all'inizio, che abbiamo iniziato a girare, anzi a scattare, e in emergenza Covid eravamo in zona rossa, quindi massimi accorgimenti di sicurezza, massimi accorgimenti di distanziamento anche negli scatti con le sterilizzazioni. Avevamo 4 set preparati perché il comune di Pontassieve ci ha offerto una delle sale più importanti dove abbiamo allestito un set. Quello che il libro dimostra, anche grazie alle bellissime fotografie di Stanzucci, è che davvero in ognuno di noi sono sepolti dei lineamenti antichi, un DNA remoto che ci fa essere oggi dei contemporanei, ma che può saltare fuori in tutta la sua potenza evocativa non appena un costume riporta la figura a un'epoca passata. Dante nella sua Divina Commedia parla con le anime, quindi con i defunti, e lui questi defunti li mette in carne e ossa e li fa vedere, quindi non è più un'immaginazione ma ci fa vedere questi avvenimenti che sono citati nella Divina Commedia. E questa per me è stata veramente un'idea geniale. Alessandro non è abituato a stupirci, una volta fa il regista, una volta fa lo storico, una volta fa la presentazione di quadri, gallerie, eccetera, per cui non mi sono stupito più di tanto. Gli ho detto che l'idea è molto bella, poi si è fatta affiancare da questo formidabile fotografo che praticamente ha scritto il libro, perché con le sue fotografie veramente belle ha sfruttato la luce, gli atteggiamenti, ha curato nei particolari e ha fatto un'opera veramente importante. Dante in versione pop, con la volontà di avvicinare il pubblico alla figura del sommo poeta inteso soprattutto come uomo del cambiamento. E questo è il progetto alla base della mostra Dante Pop di Sandra Rigali a cura di Alice Traforti. Il sommo poeta e la sua visione del mondo attraverso un parallelismo tra le fonti letterarie e i fatti di oggi, usando ritagli di giornali, evidenziando il forte legame tra l'opera dantesca e la società presente. La mostra è allestita nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi del Palazzo del Pegaso in via dei Pucci 16 a Firenze fino al 30 settembre. È ingresso gratuito previa esibizione del certificato verde Green Pass come stabilito dalle leggi vigenti. La mostra di Sandra Rigali va esattamente in questa direzione, il racconto attraverso le immagini della grandezza del sommo poeta. Noi abbiamo messo in piedi un calendario di iniziative davvero importante, penso alle tante scuole che verranno coinvolte, ai giovani che avranno così la possibilità di conoscere quel messaggio anche in forma differente, e poi penso agli eventi finali, quelli che concluderanno questi 100 giorni. Ci sarà uno spettacolo a Grosseto e a Pisa di Simone Cristicchi che racconterà il paradiso, anche in questo caso in una forma moderna. Insomma, il nostro obiettivo è quello di portare Dante, la sua grandezza, la sua storia nel presente, nell'oggi, e farlo conoscere a quante più persone possibili. Popolare perché ha portato il linguaggio a tutti usando il volgare e usando frasi e motti che ancora oggi sono contemporanei e usatissimi in quello che è il gergo comune, e il significato soprattutto di queste parole, di queste sue parole, è diventato un'icona, un qualche cosa che si può usare sia in politica che in vita comune tutti i giorni. E per questo la parola pop, come popular, come l'ha resa Andy Warhol con l'arte, che l'ha voluta portare a tutti, così Dante Alighieri ha voluto portare la parola a tutti. E spero di esserci riuscita cercando di realizzare queste formelle, queste icone, per raccontare un Dante contemporaneo. Grande prestigio, grande onore, soprattutto anche per l'artista, per Varga, che ovviamente va oltre i suoi confini, e tra l'altro insomma abbiamo
questo rapporto Barga-Firenze molto stretto, perché Barga è stata fiorentina nel nostro territorio, il nostro centro storico parla di Firenze, quindi quale migliore occasione, diciamo, per una mostra proprio qui a Firenze. E anche noi all'interno del programma Dentro il Consiglio abbiamo voluto festeggiare il sommo poeta Dante Alighieri. Comunque ritornerà dalla prossima settimana a riunirsi l'aula e noi saremo pronti a darvi tutte le informazioni settimana dopo settimana. Ricordo però per tutti gli aggiornamenti il sito www.consiglio.regione.toscana.it. Allora vi aspetto qua tra 7 giorni Dentro il Consiglio.